La nostra solidarietà alla moglie di Emmanuel e a tutti i rifugiati politici che sono qui oggi a Fermo, che sono qui oggi in corteo insieme a noi, ma anche a tutti quelli che sono in città. Inoltre, volevamo portare la nostra solidarietà alla città di Fermo, a quella parte di città solidale, a quella parte di città che lo sa che la guerra tra poveri in cui i politici vogliono cercare di farci vivere, lo sa che non sono quelli i veri problemi, quella parte di città solidale, quella parte di città che si è svegliata e ha detto: com'è possibile che capita nella mia città? Bene, quello che è successo a Fermo Emmanuel purtroppo poteva capitare in tutte le città, nel sud delle Marche, come nel nord delle Marche, come in tutta Italia. Queste cose sono figlie dei tempi di odio che viviamo. Questa di oggi prova a essere una prima risposta, anche se parziale, una risposta di cuore per dire che siamo vicini alla moglie di Emmanuel, a tutti i rifugiati e per dire che Fermo merita di più di essere messa in prima pagina sui giornali come una città razzista. Noi crediamo che gli anticorpi sociali e politici che dobbiamo mettere in campo per arginare questi fenomeni possano venire solo da noi, possano venire da alcune parole d'ordine fondamentali, che sono prima di tutto una lotta senza quartiere alla povertà, alla precarietà, intesa non solo a livello istituzionale ma intesa anche come povertà in cui tutti i giorni vorrebbero farci vivere. Le leggi europee e del Parlamento italiano vanno in questa direzione: impoverirci sempre di più, privatizzare i servizi, dividerci, metterci uno contro l'altro, lanciarci le briciole mentre loro dalle loro poltrone guadagnano migliaia di euro per fare queste politiche di odio e di divisione. Questo, gli anticorpi che possiamo produrre stanno in questo, stanno nelle lotte politiche e sociali che tutti i giorni dobbiamo portare avanti, stanno nel saper riconoscere il nostro nemico e dire chiaramente che i mandanti morali e politici di quello che è successo sono Matteo Salvini, la Lega Nord, ma anche il Partito della Nazione, il partito di Renzi, che nelle sue fila ormai prende, per pur di avere un po' di voti, tutto quello che si muove, fascisti, razzisti, tutto il peggio per avere un po' di voti. Quindi non è una questione, non, quello che è successo a Fermo non riguarda solo Fermo e non riguarda solo le Marche, è un episodio inquietante a cui dobbiamo rispondere in tutta Italia sempre con maggiore determinazione, riuscendo a capire chi sono i nostri nemici. Grazie a tutti.